9 gennaio, sabato, il Vangelo che la Chiesa ci mette innanzi è quello di San Marco, capitolo 6, versetti 45-52, che è il seguito della moltiplicazione dei pani. Infatti, dopo che i 5.000 uomini furono saziati, Gesù subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precedere sull'altra riva a Bettesaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendo però affaticare, vedendoli faticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassare. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma. E si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca, assieme a loro, e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In questo brano c'è da rilevare principalmente il fatto dei pani, anche se cosa straordinaria è che Gesù cammina sul mare. Infatti, San Marco e tutta la sua scuola, che è la scuola di Pietro, sono convinti che Gesù è Dio, però vedono sempre un uomo. La moltiplicazione dei pani non li ha scossi tanto. Tanto è vero che Marco in questo brano finisce dicendo: non avevano compreso il segno dei pani perché il loro cuore era indurito. È una finale a sorpresa, perché avendo visto che Gesù camminava sul mare, anche se sono rimasti sconvolti, presi dalla paura e poi rassicurati dal Signore perché li oltrepassa, sale con loro sulla barca e il vento che sconquassava la barca cessò. Però tutto questo li meravigliò, quindi dovevano credere, cioè l'avevano visto il miracolo della moltiplicazione dei pani, ma dovevano credere al loro significato, il significato della moltiplicazione dei pani. Vuol dire che San Marco fa intravedere che c'è un significato nella moltiplicazione dei pani, che viene addirittura poi ratificato dal camminare sul mare. Il mare nella Sacra Scrittura significa la morte. Gesù, che è via, verità e vita, cammina sulla morte, sui flutti del mare,
che quando anche un pescatore, anche un marinaio che è abituato a remare oppure a nuotare bene nell'acqua, affonda e muore. Perché il mare porta la morte. Ma Gesù cammina sulla morte. E il significato dei pani è che darà il suo corpo da mangiare nel pane. Il prodigio è questo. Cioè non l'avevano capito. E San Marco dice, beh, ve lo faccio capire io, che il Signore ci dà a noi, nella passione, morte e resurrezione, e ascensione al cielo, nella cosiddetta ora Santa Messa, nell'Eucaristia, chiamiamola magari la Santa Cena, sacrificio, banchetto eucaristico, chiamiamolo come volete, ma è sempre l'attualizzazione della passione, della morte, della resurrezione e ascensione al cielo di nostro Signore Gesù Cristo, la più grande manifestazione della divinità di Gesù. Non è soltanto fare miracoli, non è soltanto e fare cose straordinarie, ma entrare nella nostra storia come pane, pane vivo che discende dal cielo e che è nutrimento della nostra anima. Alleluia. Ho ascoltato a Radio Maria, sono Maria Goretti, che conosco personalmente, che ha parlato della Santa Messa, della necessità e dell'importanza di andare a Messa. Ci ha citato parecchi santi che tutti inneggiano la Santa Messa e anche nella partecipazione succedono miracoli, cioè i famosi miracoli eucaristici, ma anche il miracolo personale che ognuno ottiene cibandosi dell'ostia santa in cui noi sappiamo che realmente c'è il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Per cui che lo riceve, diciamo, in grazia di Dio. È una medicina per la nostra debolezza, ma come qualsiasi cibo bisogna riceverlo a stomaco vuoto. E tutto quello che ha detto su Maria Goretti è vero, ma è vero soltanto per coloro che andando a messa partecipano seriamente alla Santa Messa, perché se non partecipano, se è una partecipazione superficiale o di convenienza sociale, non succede niente. Ma perché il Signore non agisca, ma perché noi non lo facciamo agire. Noi in un certo senso lo rifiutiamo. E dicono parecchi esorcisti che le sette sataniche, quando rubano l'ostia santa, ci credono più loro nell'Eucaristia, nella presenza di Gesù nell'Eucaristia, che noi, che rimaniamo indifferenti, che entrando in chiesa a tutto badiamo, eccetto di andare ad adorare Gesù presente in maniera fisica, in maniera spirituale, è presente in in tutto il mondo, cielo, in terra, in ogni luogo. Ma lì è in maniera fisica, personale, intima, che uno può abbracciarlo, nutrirsi di lui, perché si può mangiare e mangiando
diventare carne sua. La benedizione di Dio ci faccia comprendere che questo mistero, chiamo rappresentazione della divinità, è vero, non è un simbolo, è una realtà. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente, lo dico sempre, sui moribondi, sulle persone che soffrono di più, sia per il coronavirus, sia per altri mali, per i disoccupati, i carcerati e tutte le persone sole, abbandonate, scartate e disperate, per l'intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio e San Michele Arcangelo. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Valutiamo, rivalutiamo, valorizziamo questo grande dono che il Signore ci ha lasciato per essere sempre con noi e dentro di noi. Alleluia, alleluia, alleluia.